Ed eccolo il giorno della quarta giunta a Giorgino, da quando il primo cittadino siede sullo scranno più alto di Palazzo di Città, ad Andria. Dal 2010, infatti, è questa la quarta volta che Nicola Giorgino, al netto di piccoli aggiustamenti in corsa, presenta i nomi della squadra di governo cittadino. Dopo l'azzeramento avvenuto circa 3 settimane fa e le accuse di lassismo ad assessori e dirigenti da parte del sindaco, arrivano le nuove nomine, con diverse new entry, ma anche e soprattutto diverse conferme. È stata fatta la nomina di una nuova giunta, cercando appunto di fare un mix tra esperienza, appunto esperienza acquisita nel pregresso percorso amministrativo anche in relazione a diversi settori e poi anche dedizione, assoluta disponibilità e soprattutto poi c'è stata anche una rotazione in virtù di quelli che sono i principi che accompagnano la pubblica amministrazione delle deleghe, in modo tale da anche consentire una maggiore incisività soprattutto in alcuni settori dove c'è la necessità di accelerare per portare a compimento quelle che erano le azioni che erano state avviate. Ed allora partiamo proprio dalle conferme. Si tratta di Gianluca Grumo, esponente di Forza Italia, a cui va la delega della pubblica istruzione e innovazione tecnologica, per poi passare a Francesca Magliano di Alleanza per Andria, che avrà la delega alla cultura e turismo, oltre a Luigi Del Giudice per Andria Nuova, che passa invece all'ambiente personale, e Michele Lopetuso per Catuma 2015 a lavori pubblici e sport. Conferma per l'unico tecnico rimasto in carica sin dall'inizio della seconda consiliatura e fedelissima di Nicola Giorgino, l'architetto Rosangela Laera, che avrà anche l'incarico di vice sindaco e delega per urbanistica. Arriviamo invece alle new entry, cioè Pierpaolo Matera, un ritorno in realtà dopo l'esperienza quinquennale con la prima consigliatura di centrodestra, rappresentante di Andria Più, a cui va le attività produttive e polizia municipale. A seguire Giovanna Bruno, a cui andrà invece la delega agli affari generali e politiche per la casa, e Francesco Lullo, a cui andrà invece il bilancio, entrambi del gruppo misto, ma eletti nelle liste di Andria in Movimento e che lasciano il posto in consiglio comunale ad un rientro come quello di Antonio Nespoli, oltre al giovane Andrea Barchetta. Anche per Magda Merafina, rappresentante di Catuma 2015, un rientro in giunta dopo l'esperienza del primo mandato, a cui torna l'assessorato ai servizi sociali. Al suo posto in consiglio dovrebbe sedere Nicolo Tito. Per la rappresentante della Lega, invece, Stefania Alita, una delega ma senza assessorato, con specifico riferimento ai servizi alla persona. 4 new entry, 5 conferme, dunque, oltre ad un rimescolamento completo delle deleghe. Ho dovuto più volte richiamare gli assessori proprio perché era venuto meno anche quello che era il collante rispetto all'attività amministrativa. Ho detto che ora ho provveduto alla nuova giunta, nei prossimi giorni comincerò a mettere mano alla macchina amministrativa nuovamente, in modo tale da coniugare anche il rapporto che c'è tra potere di indirizzo politico e attività gestionale. Purtroppo comprendo che magari rapportandosi a un modo di lavorare del passato, oggi che ci sono meno risorse umane, ci sono più complessità da un punto di vista burocratico amministrativo, con una normativa sempre in evoluzione che pone sempre più obblighi, questo è difficile, ma questo è difficile da spiegare ai cittadini e quindi ai cittadini bisogna dare risposte. E siccome noi assumiamo un impegno di dare risposte ai cittadini nell'interesse esclusivo loro, generale, della comunità, dobbiamo lavorare in questa direzione.